Domenica è sempre domenica, si sveglia la città con le campane. Amici telespettatori, buongiorno, buona domenica, domenica anche quest'oggi è a Fossa, siamo sulle Serre Vibonesi. Fabrizia, il nome dato dal principe Fabrizio Carafa. Tanta devozione per Sant'Antonio, lo capite anche dal bimbo come è vestito, la devozione qui è veramente molto, molto forte. Intanto facciamo dei ringraziamenti importanti perché questo programma va in onda domenica in piazza questa settimana grazie anche alla buona volontà dei tanti emigrati di Fabrizia all'estero, specie in Australia, nonché in Canada. Faccio anche qualche nome: Antonia Raffaele Jenko, Ralph De Masi, Maria Mills, Rosetta Patchman, Nunziatina De Masi, Primo De Masi, Antonia Pina Sacco, Tony Caristino, che ringrazio personalmente anche perché è stato colui che ha fatto da collante per tutte queste persone, e poi anche il lontano Canada, da oltreoceano ha collaborato Antonio Tassone, Nazareno Tassone e Francesco Maiolo. Un ringraziamento è d'obbligo farlo anche a Cosimo Cirillo, che ha coordinato praticamente l'organizzazione di questa diretta, e insieme al gruppo Facebook Fabrizia Oggi. Allora, devozione per Sant'Antonio che, vi dicevo, è avvertibile, palpabile in tutti gli angoli del paese. L'abbiamo constatato già da ieri sera con i tanti pellegrini che si sono recati appunto nella chiesa intitolata alla parrocchia di Maria Santissima delle Grazie, ma c'è anche ovviamente la statua di Sant'Antonio che è molto molto venerata. E facciamo così allora, andiamo proprio alla serata di ieri per vedere la benedizione del pane, la benedizione dei bimbi e la distribuzione del pane. Regia. Questi pani che ti presentiamo in ricordo di Sant'Antonio e
concede a tutti i tuoi figli che abitano in ogni parte della terra il cibo necessario per il nutrimento del corpo e la tua parola di vita eterna. Amen. Benedici, Signore, questi ceri che i tuoi fedeli accenderanno in ricordo di Sant'Antonio e dona loro la gioia e la luce della speranza. Amen. E adesso accogliamo la banda città di Grotteria che è domani.
Sarà una giornata lunghissima quella che vivremo oggi qui a Fabrizia alle ore 11. Vi ricordo la Santa Messa solenne officiata da Don Ferdinando Fodaro. Un ringraziamento ancora, mi corre d'obbligo farlo, al primo cittadino di questo paese, al sindaco appunto di Fabrizia, per la collaborazione fattiva, per la messa in onda di questa diretta. Vi dicevo della puntata fiume, perché dopo la Santa Messa ovviamente noi chiuderemo la puntata di Domenica in Piazza, ma ci ricollegheremo ancora con Fabrizia intorno alle 17 per offrirvi la processione in diretta. E a proposito di processioni, una l'abbiamo vissuta ieri proprio qui nella suggestione della sera, l'uscita da questa chiesa intitolata alla parrocchia Maria Santissima delle Grazie per fare il giro del paese fino a Piazza Sant'Antonio. Noi l'abbiamo seguita. Allora andiamo a ripercorrere le strade di ieri sera. Regia. La serata di ieri e l'attesa era per l'uscita dal santo dalla chiesa, ovviamente carabinieri in alto uniforme, così come anche i vigili urbani di Fabrizia, in testa al corteo anche il sindaco con tanto di fascia tricolore, ricordo che Sant'Antonio da Padova, il santo portoghese, che è nato appunto in Portogallo, è il patrono di questa città di Fabrizia. Ecco, immagini che vi stiamo consegnando, praticamente le abbiamo tenute così in presa diretta proprio come erano ieri sera. Io direi di andare direttamente con l'audio originale, c'era anche la banda di Grotteria ad agliettare il cammino della processione. Comunità, perché guidata dall'esempio di Sant'Antonio
trovi la via e camminare dietro al Signore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sant'Antonio da Padova, Sant'Antonio da Padova, Sant'Antonio da Padova, prega per noi. E 54 minuti primi, contributi che poi ovviamente riusciremo a vedere anche nel corso del lungo pomeriggio in cui saremo collegati in diretta appunto con Fabrizia. Ma cogliamo l'occasione perché abbiamo il complesso bandistico Città di Gioiosa Ionica titolato a Gioacchino Rossini e allora ci facciamo fare un pezzo in diretta. Prego banda! Thank you.
Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccoci, abbiamo staccato anche perché la banda è posizionata in un posto per noi infelice da vedere, da visionare. Ad ogni modo l'audio è arrivato perfettamente a casa, l'abbiamo constatato dai numerosi messaggi che stanno pervenendo attraverso il nostro streaming all'estero, va decisamente molto molto forte. Un saluto, d'obbligo farlo, alla lontana Australia, nonché anche al Canada, ma lì dove è forte l'emigrazione calabrese, e Fabrizio in questo caso. Due soli minuti ancora d'attesa prima della Santa Messa, allora torniamo alla serata di ieri per riuscire a vedere ancora qualche scorcio di Fabrizio tra le viuzze e la processione suggestiva nella ora serale. Togli questo. L'ingresso tra la grande fiera si sviluppa in lungo e largo per la via principale di Fabrizia, e non solo c'è un lunghissimo corteo, migliaia di pellegrini che arrivano dalla vicina Mongiana, Sera San Bruno, ma anche dalla parte sia ionica che tirrenica delle province calabresi. Ancora vedete il corteo con in testa la confraternita che accompagna tutta la processione, e ovviamente anche il primo cittadino, il sindaco, con vigili in alto uniforme. Eccolo qui, passaggio davanti alla statua di Sant'Antonio in processione. Siamo alla sommità praticamente di una lunga via, una lunga salita, quella che poi porta al largo intitolato proprio al santo. Io intanto vi intrattengo così perché non vedo ancora movimento in chiesa per la celebrazione della messa solenne che sarà officiata da Don Ferdinando Fodaro, parroco appunto di questo paese da ormai un paio d'anni. Decisamente molto molto apprezzato, un grande carisma anche il giovane parroco che officerà appunto la messa solenne in onore di Sant'Antonio da Padova. Ecco, dicevo, la suggestione serale che si accompagna anche con le fiaccole all'interno. Questo è il punto che vi narravo prima, punto prestabilito e molto sentito, devo dire, dal popolo di Fabrizia, anche perché credo sia la piazzetta intitolata allo stesso santo.
momenti importanti che abbiamo vissuto nella serata di ieri, così come il grande concerto di Cosimo Papandrea, immagini che poi riusciremo ad offrirvi nella serata di oggi, nel pomeriggio meglio, intorno alle ore 17 ci collegheremo per la processione che prenderà vita e corpo per le vie di Fabrizia. Vi offriremo parte di questa processione, ecco un momento impegnativo che vi dicevo prima. Movimento in chiesa ancora non ne vedo, quindi qualche minuto di attesa prima di collegarci all'interno della chiesa della parrocchia di Maria Santissima delle Grazie per la Santa Messa. Sono le 11 e un minuto primo, siamo in diretta da Fabrizia nella provincia di Vibo Valenza. Ci scusiamo per le immagini, ma noi le stiamo offrendo così come sono state girate, nessun filtro si è potuto fare, anche perché essendo in trasferta con il mezzo mobile abbiamo potuto lavorare solo nelle poche ore notturne che ci sono rimaste per riuscire a consegnarvi un prodotto all'altezza della situazione. Banda che al momento ha smesso, quella di Gioiosa, che accompagnerà tutta la processione di oggi e i festeggiamenti che avvengono qui a Fabrizia. Abbiamo incontrato anche tanti pellegrini durante la notte che venivano appunto dalle vicine serre vibonesi, temperatura che la sera fatalmente si abbassa, del resto siamo in montagna, devo dire gradevole dopo la calura diurna, ecco anche la suggestione lunare, luna piena, nottata importante quella di ieri, un po' meno per chi va a pesca, insomma. Non è che gli astri possono accontentare tutti, ecco il momento tanto caro agli abitanti di Fabrizia. E poi andiamo sull'audio originale, perché questo piccolo trio è decisamente interessante, anzi erano in quattro. Ecco, vedo un movimento intanto in chiesa, momento interlocutorio, siamo in leggero ritardo e quindi non vogliamo perdere nessun attimo della Santa Messa che dovrebbe cominciare da qui a poco, anche se ancora Don Ferdinando non lo vedo con i vestimenti idonei per l'inizio della Santa Messa. Vediamo cosa dice, andiamo all'interno della chiesa. Figlio e Spirito Santo. E allora, ecco, accogliamo il complesso bandistico città di Gioiosa Ionica che rende omaggio al nostro santo patrono. Avete sentito Don Ferdinando, così come ieri sera la banda di Grotteria ha omaggiato il santo, lo farà anche adesso la banda di Gioiosa, la banda Gioacchino Rossini, complesso bandistico meglio, anche questo complesso molto rinomato, linea all'interno della chiesa.
E adesso ci prepariamo alla celebrazione della Santa Messa. Da questo momento in poi, davanti alla statua non si può passare. Allora, ancora qualche minuto d'attesa, programma che è in leggero ritardo su quello che ci hanno consegnato, quindi la Santa Messa doveva cominciare alle ore 11, quindi temo che slitterà ancora di qualche minuto. Ancora ci sono gli ottoni proprio davanti alla nostra visualizzazione, adesso è meglio invece per quanto riguarda la visione del santo che è onorato qui a Fabrizio, anche magnifica la chiesa con una navata fantastica, davvero qualcosa di pregevole che abbiamo ammirato già nella puntata precedente di Domenica in Piazza che vi abbiamo offerto qualche mese fa proprio qui da Fabrizio, a temperature decisamente diverse. Oggi fa molto caldo, sfioriamo i 32 gradi, quindi siamo anche in montagna, quindi è inusuale di questi tempi, davvero è usuale, ma non giugno, ma credo sia mese d'agosto, il mese più caldo per Fabrizia, anche se la temperatura serale poi fatalmente scende. Vedete, chiesa aggremita in ogni ordine di posti, vi dicevo quanto è sentita questa festa, la grande devozione che si ha per questo santo. Io sto ascoltando della musica che proviene dall'interno della chiesa, ma non vedo movimento, quindi immagino che ancora ci sarà qualche minuto d'attesa per riuscire ad avere la Santa Messa in diretta, quindi slitterà anche il nostro programma che del resto è cominciato già in buon ritardo. Vedete intanto la parte centrale della chiesa intitolata a Maria Santissima delle Grazie. La nostra camera riesce davvero a cogliere il meglio di questa opera d'arte, è proprio intitolata Ave Maria Grazia Plena, l'affresco che state ammirando sulla navata della volta, meglio, della chiesa. Ancora altri punti che vi stiamo offrendo di questa opera d'arte decisamente notevole. Quello invece è l'altare centrale della chiesa con il Sacro Cuore di Gesù proprio al centro, e poi nell'esposizione il santo sotto il baldacchino che per l'occasione è stato allestito, tanti gigli ovviamente, simbolo della purezza, ma è il simbolo anche del santo portoghese, ma santo di Padova, conosciuto in tutto il mondo come Sant'Antonio da Padova, che state ammirando proprio in questo momento, statua anche pregevole, devo dire, molto venerata qui a Fabrizia. Voglio ancora cogliere l'occasione per ringraziare Tony Calistino che ha coordinato il tutto dall'estero, dalla lontana Australia, per avere questa diretta oggi, non solo per gli emigrati di Fabrizia nel mondo, ma anche per chiunque guardi la nostra trasmissione di oggi, così come tutti gli altri signori che hanno collaborato per riuscire ad avere questa diretta. Nomino qualcuno: Antonia e Raffaele Jenko, poi Ralph De Masi, Maria Mills, Rosetta Patchman, Nunziatina De Masi, Primo De Masi, Antonio e Pina Sacco, poi Tony Caristino ovviamente, poi dal lontano Canada Antonio Tassone, Nazareno Tassone, Francesco Maiolo. Un ringraziamento va anche a Fabrizia oggi, che il gruppo di Facebook che ha voluto così fortemente, insieme a uno dei fondatori Cosimo Cirillo, hanno voluto fortemente questa nostra diretta su Fabrizia. Sono intanto le 11 e 11 minuti primi, l'attesa per la messa solenne che dovrebbe partire da qui a poco. Siamo in netto ritardo sul programma, slitteranno i programmi della rete, anche perché sono stati in qualche modo rivoluzionati per consentire anche la messa in onda della processione che comincerà intorno alle ore 17. Non diamo un orario certo, visto anche
per come si sono sviluppate le cose di oggi. Provo a dare un totale della chiesa perché mi sa che sta per cominciare la Santa Messa. Infatti tutti in piedi, la linea va all'interno della chiesa della parrocchia Maria Santissima delle Grazie, messa solenne per Sant'Antonio. Santo, amen. La grazia, la pace e la misericordia di Dio Onnipotente e del Signore nostro Gesù Cristo sia sempre con tutti voi. La domenica, ogni domenica, è la festa della famiglia, la famiglia cristiana, la famiglia che si riconosce comunità che ha un unico collante, il Vangelo di Gesù. Mai come oggi noi possiamo dire che questa è una festa di famiglia. C'è tutto. C'è il Signore, c'è la Beata Vergine Maria, c'è Antonio e poi ci siamo noi, il popolo di Sant'Antonio. Il nostro padre predicatore, padre Rosario, del convento di Soriano, Don Bruno, sacerdote di Fabrizia, della diocesi di Locri Gerace, ci sono le nostre suore e non solo quelle di Fabrizia, anche quelle della comunità di Catanzaro e di Acconia. Ci sono i fabriziesi, quelli che abitano a Fabrizia, i nostri emigrati che ci stanno seguendo
attraverso, in questi giorni attraverso le dirette Facebook e oggi attraverso l'emittente TV Mia. Ecco, grazie, dicevo, all'amministrazione e all'associazione, al gruppo Facebook Fabrizia Oggi che ha reso possibile questo momento. Ci sono i pellegrini che arrivano dai paesi vicini e lontani, ci siamo noi carichi del peso della nostra storia, del peso dei nostri peccati, del peso della nostra, dei nostri progetti e siamo davanti a Dio a chiedergli per intercessione del glorioso Sant'Antonio non di ascoltarci, ma di renderci docili ad ascoltare Lui. Non di fare quello che diciamo noi, ma di convertire il nostro cuore perché la nostra vita possa essere aderente alla sua santa volontà, così che insieme possiamo costruire il suo regno di giustizia e di pace. E allora, la festa, la nostra festa, non sono tutte queste cose intorno a noi, la nostra festa è Lui, che fra poco si farà pane spezzato per noi. Per celebrare degnamente questa santa Eucaristia, riconosciamo con realtà e verità i nostri peccati, chiediamo perdono delle nostre colpe e offriamo la nostra vita alla conversione di Dio. Signore, che sei Padre ricco di misericordia, abbi pietà di noi. Cristo, Figlio di Dio, che ci hai redento con la tua morte e la tua resurrezione, abbi pietà di noi. Signore, che sei Spirito, fonte d'amore e di santificazione, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Padre che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, parola di verità, e lo Spirito santificatore per rivelare agli uomini il mistero della tua vita. Fa che nella professione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dei Proverbi. Così parla la sapienza di Dio. Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività, prima di ogni sua opera, all'origine. Dall'eternità sono stata formata, fin dal principio, dagli inizi della terra. Quando non esistevano gli abissi, io fui generata. Quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d'acqua, prima che fossero fissate le basi dei monti, prima delle colline, io fui generata. Quando ancora non aveva fatto la terra e i campi, né le prime zolle del mondo. Quando egli fissava i cieli, io ero là. Quando tracciava un cerchio sull'abisso, quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti dell'abisso, quando stabiliva al mare i suoi limiti, così che le acque non ne oltrepassassero i confini, quando disponeva le fondamenta della terra. Io ero con lui come artefice ed ero la sua delizia ogni giorno. Giocavo davanti a lui in ogni istante, giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo. Parola di Dio. O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi? Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi. Tutte le greggi e gli armenti e anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere perché percorre le tue vie dei mari. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, salti nella speranza della gloria di Dio. E non solo, ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude,
perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Parola di Dio. Al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, a Dio che è, che era e che viene. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore. Questa solennità della Santissima Trinità si conclude il percorso del tempo di Pasqua. Ogni nostra azione liturgica, ogni preghiera, inizia sempre con il segno della croce e con esso si conclude. Questo ci fa capire che noi siamo e viviamo nella Santissima Trinità, perché come ci dicono i Santi Padri, la Trinità coabita nella nostra vita, coabita nel nostro cuore. Così anche con il sacramento del battesimo, noi non soltanto diveniamo figli di Dio, ma la presenza del Padre, del Figlio e del Santo Spirito vengono in noi. Ci consacrano il loro. E i padri della Chiesa, con ben due concili, prima quello di Nicea e poi quello di Costantinopoli, ci hanno consegnato il simbolo della fede, il credo, che noi recitiamo in ogni domenica e nelle feste, nelle solennità. Noi diciamo che crediamo nel Padre che è il Creatore. Noi diciamo che crediamo nel Figlio che è stato generato, non creato. Noi crediamo nello Spirito Santo che è datore di vita. Quindi, in sintesi, la Santissima Trinità, possiamo dire che nel Padre vediamo la creazione, perché è Lui che crea. Il Figlio ci ha redenti perché è colui che salva.
Lo Spirito Santo è colui che non soltanto ama, ma dà la vita alle cose. Quindi noi crediamo nella Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, come un'unica sostanza in tre persone. Ma tra di loro c'è una sorta di relazione, c'è anche una sorta di comunione. I padri della Chiesa hanno tanto elaborato su questo grande mistero che non può essere spiegato in poche parole. C'è e necessita una vita intera per capire questo grande mistero. Ma questo mistero noi ci ricorda soprattutto che non soltanto siamo parte di loro, ma che viviamo in loro. Anche il fatto stesso di ricevere la comunione quando ci accostiamo all'altare per ricevere il corpo, sangue, anima e divinità di Cristo, noi in fondo riceviamo tutta la presenza della Trinità. E questa comunione che facciamo con il Padre, con il Figlio e con lo Spirito, noi la dovremmo fare anche tra di noi, anche con le persone che vivono fuori, anche con quelle persone che non credono, anche con quelle persone che sono lontani dalla fede e dai sacramenti. Noi siamo il tramite, possiamo dire, noi siamo lo strumento di cui Dio si serve per annunciare questa parola che ascoltiamo. E che cosa ascoltiamo se non questo Padre che dona il Figlio sulla croce per la nostra salvezza e nello stesso momento dona lo Spirito che è alito di vita, che è alito di perdono, di misericordia. Lo abbiamo detto anche ieri sera. Se noi guardassimo soltanto Antonio come modello di santità e ci fermiamo a lui in una sorta di devozione e tutto finisce lì, forse non è neanche devozione, non è anche essere devoti dei santi, perché non c'è continuità. Sant'Antonio, di cui questa Chiesa è anche rivestita negli affreschi della vita, dei gesti, dei miracoli che ha compiuto, ci ricorda che l'azione di Antonio è preceduta dall'azione dello Spirito, dall'azione del Figlio, dall'azione del Padre, cioè dalla presenza nella sua vita della Santissima Trinità. Ed è proprio lui che in fondo ha testimoniato principalmente con la sua vita quel Vangelo che ha incarnato, che ha studiato, che ha meditato, che ha riflettuto e forse ha trasformato anche la sua stessa vita per trasformare anche l'altra, anche quel fratello, quella sorella che avevano bisogno di lui, soprattutto i poveri, soprattutto i lontani, quelli che ancora oggi sono assetati della parola di Dio. Noi abbiamo forse anche questa esperienza di tanti fratelli che non credono. Spesso ci fanno anche delle domande che ci mettono in crisi. Dov'è il tuo Dio? Dov'è Dio quando si manifesta una disgrazia? Quando succede qualcosa nel mondo? Queste domande spesso ci mettono anche in una sorta di disagio, di crisi, perché non siamo pronti a dare una risposta. Forse restiamo silenziosi di fronte a tutto questo, ma lì è invece che si manifesta il nostro credo, il nostro vivere nel Signore. Allora qual è la risposta più bella che potremmo dare a questi nostri fratelli? Vieni e vedi. Vieni a vedere quanto il Signore ama ciascuno di noi. Fai esperienza di questo amore. Ascolta la sua parola, vivi di lui, testimonia lui, perché nessuno deve sentirsi escluso da questo abbraccio, come quell'abbraccio che facciamo nel segno della croce. Noi dobbiamo sentirci proprio
come qualcuno che in quel momento sta prendendo la nostra vita, il nostro coraggio per testimoniarla, sentire questo calore, questa tenerezza di un padre che ci ama, di un figlio che salva e continua a salvare l'umanità e di uno spirito che continua a donare vita, a donare gioia, a donare pace. E questa la festa che noi dobbiamo vivere, non è l'ultimo sparo dei fuochi d'artificio e poi tutto finisce lì, le chiese si svuotano, le nostre liturgie vengono disertate, e invece deve essere tutto il contrario. Dobbiamo continuare a vivere la nostra fede, quello che oggi noi vogliamo professare, quello che noi vogliamo oggi credere, lo dobbiamo annunciare agli altri e nello stesso momento ritornare in questo luogo, ritornare nelle nostre parrocchie, nelle nostre chiese per vivere, per nutrirci di questa presenza. Solo così continuerà la festa, solo così continuerà quel nostro credere fermamente nella presenza di Dio nella nostra vita. E la nostra vita si trasformerà in gioia, in speranza, in amore, in coraggio, in perdono, in misericordia. Non sono cose nuove, non sono cose sentite o risentite, sono cose che noi sperimentiamo ogni domenica, Pasqua del Signore, Pasqua della settimana, quell'incontro con la parola, quell'incontro con la comunione, con il corpo di Cristo, quell'incontro che facciamo con i nostri fratelli. È lì la presenza di Dio, è lì la presenza della Santissima Trinità, quella presenza che ama sempre, che accoglie tutti. Amen. Oggi, ci ha detto Padre Savio, credere è una responsabilità che diventa vita. Dalla qualità delle nostre relazioni si dimostra la qualità e il fondamento della nostra fede. E allora, ecco, sorretti dalla fede della Chiesa, rinnoviamo le promesse del nostro battesimo, rinnovando la nostra fede nel Dio uno e trino. Credete in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Senza fare polemica. Se tutti diciamo che sta male, Spostiamoci davanti. Se state davanti è peggio. Il comitato magari vi aiuta la persona, eh? Chiamiamo un medico, vedete? Noi continuiamo la preghiera, giriamoci verso di qua, c'è chi sta prendendo cura di voi. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, il nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna? Questa è la nostra fede insieme.
Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. E al Signore vogliamo elevare tutte le nostre intenzioni di preghiera, dicendo insieme: per intercessione di Sant'Antonio, ascoltaci, o Signore. Per la Santa Chiesa, perché atteste al mondo la sua realtà di popolo di Dio, convocato dall'amore del Padre per mezzo di Cristo. Nella comunione di un solo Spirito preghiamo. Per intercessione di Sant'Antonio, ascoltaci, o Signore. Per tutti i popoli della terra, perché illuminati dalla sapienza dello Spirito Santo riconoscano in Gesù Cristo l'inviato del Padre e siano radunati nell'unica Chiesa, preghiamo. Per intercessione di Sant'Antonio, ascoltaci, o Signore. Per ogni cristiano, perché per la grazia del battesimo, conferito nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, riscopra in se stesso la dolce inabitazione della Trinità, cresca e fruttifichi con un'adesione sempre più ricca e fruttuosa. Preghiamo. Per le famiglie, perché nelle sfide del nostro tempo sappiano comunicare e testimoniare la luce e la forza della presenza di Dio, preghiamo. Per la nostra comunità parrocchiale, perché nell'accoglienza e nell'impegno missionario dia testimonianza della sua fede nella Trinità, preghiamo. Eleviamo al Signore le nostre preghiere. Oggi direi in maniera speciale per chiedere al Signore di darci la forza e il coraggio di perdonare le persone che ci hanno fatto del male, l'umiltà di accogliere il perdono che gli altri vorrebbero dare a noi, di non sbattere le porte in faccia, di darci un cuore di carne, attento e pietoso davanti alle sofferenze degli uomini, di darci la gioia della condivisione della vita, della compassione verso chi ecco geme e soffre. E aggiungerei, oggi chiediamo al Signore di illuminare le famiglie, soprattutto quelle in cui vive purtroppo il tradimento, l'infedeltà, le divisioni, le lacerazioni. Ascolto, Padre, le nostre preghiere. Te le presentiamo per Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, e per il nostro Santa Chiesa. Invochiamo il tuo nome, Signore, su questi doni che ti presentiamo. Consacravi con la tua potenza e trasforma tutti noi in sacrificio perenne a te gradito, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Diamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Con il tuo unico Figlio e con lo Spirito Santo sei un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quando hai rivelato della tua gloria, noi lo crediamo, e con la stessa fede, senza differenze, lo affermiamo del tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare te Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza nella maestà divina. Gli angeli, gli arcangeli, i cherubini e i serafini non cessano di esaltarti, uniti nella stessa lode. Santità, santifica questi doni con la fusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti,
Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nella attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Vincenzo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Di Bruno, Antonia, Domenico e Ivan, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, Sant'Antonio di Padova e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Cristo con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza della fede, fondati sulla fede dei nostri padri, preghiamo come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci illudere della nostra vita. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Noi continueremo a conservare un clima di preghiera, di silenzio. Ci si alzerà soltanto per ricevere la comunione. In questo momento avvicinarsi ai santi, baciare i santi è peccato, perché se Gesù ci chiama, andare ad altre parti diventa sacrilegio davanti a Gesù. Quindi nessuno si avvicina a Sant'Antonio. Suor Maria Fortunata distribuirà la comunione in fondo alla chiesa, Padre Rosario nella navata alla mia sinistra, Don Bruno alla navata nella mia destra, io al centro. Thank you.
preghiamo. Signore Dio nostro, va comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede. In te, unico Dio, in tre persone, ci sia pegno di salvezza dell'anima e del corpo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E adesso riceveremo la reliquia, la benedizione solenne con la reliquia di Sant'Antonio. E in questa benedizione mettiamo ciascuno di voi, le vostre preghiere, i vostri, ecco, le vostre attese, le vostre speranze, ma soprattutto mettiamo il progetto di Dio che si realizza nel mistero della Trinità. E per intercessione di Sant'Antonio da Padova, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Ogni celebrazione eucaristica è un grazie che il cuore eleva al Signore. Il primo grazie lo sintetizzo nella persona di Padre Rosario. Sapete, noi in questi 15 giorni, in questi 16 giorni abbiamo avuto 15 predicatori, perché noi vogliamo crescere nella fede, vogliamo aumentare la nostra fede. E allora Padre Rosario, grazie di aver concluso con questo triduo la nostra catechesi, la nostra formazione cristiana. Certo che, come ci dicevi tu, la festa non finisce oggi, ma inizia. Quando noi torneremo, usciremo da quella chiesa e porteremo l'amore di Dio nelle relazioni che stiamo vivendo, nelle nostre case, nel nostro dovere di vivere la fede, i precetti del Signore, la carità, i sacramenti. Il Vangelo deve diventare la nostra parola. Di Antonio si dice Doctor Evangelii, dottore del Vangelo. Questa immagine del nostro bello, il più bello di tutti, questa icona del nostro bel Sant'Antonio possa far sì che il tuo ministero, anche il ministero di Don Bruno, sia anche per voi, il Signore possa dire, il mio dottore del Vangelo, come lo diceva anche San Domenico. Grazie, ecco, al Signore per averci fatto celebrare insieme l'Eucaristia. Vi do soltanto un piccolo avviso, siccome siamo al picco di 40 gradi e pomeriggio arriviamo a 43, la processione non può uscire alle 5, altrimenti moriamo in processione. Quindi usciremo in processione intorno alle 17.30, sperando di non svenire. Grazie alle suore che quest'anno celebrano i 100 anni della loro fondazione, del loro fondatore, della morte del loro fondatore, e quindi sono particolarmente in festa per Padre Angelico Vipani. A tutti una buona festa, certi che la nostra festa è Gesù Cristo benedetto. Mi raccomando, adesso fate chiasso, no? Adesso si passa davanti alla statua in silenzio, dalla navata alla mia sinistra e si esce dalla navata alla mia destra. Nel nome del Signore andate in pace. Ieri, oggi e sempre, viva Sant'Antonio! E viva Sant'Antonio!
con i tre viva Sant'Antonio pronunciati, ci passano davanti, vabbè, ormai ci siamo abituati. Dicevo, con i tre Sant'Antonio che pronunciati da Don Ferdinando Fodoro, si chiude la Santa Messa per il santo patrono di Fabrizio, appunto Sant'Antonio da Padova. Prima di darvi l'appuntamento pomeridiano anomalo per la domenica, nostra domenica in piazza consueta, avremo la processione del santo per le vie del paese, che noi andremo a riprendere e diffondere sia sul regionale che all'estero attraverso i nostri canali via cavo e oltretutto anche ovviamente in streaming. Mi preme ringraziare chi ha fatto da tramite per la colonia di Australia per quanto riguarda gli abitanti di Fabrizio in Australia, ovvero Tony Caristino, che ha coordinato a Ralph De Masi, Maria Mills, Rosetta Patchman e ancora Annunziatina De Masi, Primo De Masi, Antonio e Pina Sacco, Antonio Tassone dal Canada, così come Nazareno Tassone e Francesco Maiolo. Un ringraziamento va anche al sindaco di questo paese, che probabilmente avremo modo di sentire poi intervistato nella parte serale della processione, processione che inizierà alle 17:30. Un ringraziamento va anche a Cosimo Cirillo. Comincia a suonare anche il complesso bandistico Giochino della Sede Gioiosa. Ci lasciamo qui per questa domenica in piazza, torneremo alle 17 con la seconda parte dedicata alla processione di Sant'Antonio. Buona domenica. Thank you.
domenica è sempre domenica. Si sveglia la città con le campane. Amici Visione d'Ascolto, ben ritrovati. Come vi avevamo promesso questa mattina durante la puntata normale di Domenica in Piazza, c'era un appendice mostrando praticamente da questo momento. 17 e 18 minuti primi, siamo ancora in diretta dalle serie vibonesi, siamo in quelle di Fabrizia. Questa mattina abbiamo offerto la Santa Messa solenne in onore di Sant'Antonio, invece adesso vedremo la processione che si donderà poi per le vie del paese. Avremo modo di riprendere il tutto, l'uscita dalla chiesa, dopodiché ovviamente una parte che noi dedicheremo al territorio, ovvero quando la statua affronterà i vicoli stretti del paesino del Vibonese. Siamo davanti alla chiesa, la parrocchia intitolata Santa Maria delle Grazie, che custodisce non solo l'effigie di Sant'Antonio ma anche la reliquia. Facciamo un salto all'indietro per il momento e rechiamoci alla serata di ieri, nell'attesa che cominci la processione. Serata di ieri che era cominciata con le preghiere, la benedizione del pane e la benedizione dei bimbi. Ce l'abbiamo regia, mi dicono di no, quindi c'è ancora un attimo d'attesa prima di fornirvi questo contributo. Io intanto si ode benissimo Don Ferdinando Fodaro già discutere prima e dare impartire in qualche modo i dettami per la processione che ormai è imminente. Andiamo a ieri sera intanto. Allora siamo di nuovo in esterno, queste immagini le offriremo poi mentre la processione si donderà per le vie del paese, dove non arriveranno purtroppo le nostre telecamere, almeno in parte. Vi voglio anche ricordare che stiamo immettendo la stessa trasmissione non solo sul territorio regionale ma anche all'estero attraverso il nostro streaming, collegati con noi Australia, Canada, ma non solo, anche il Sud America, Argentina, Stati Uniti, insomma dove c'è l'emigrazione calabrese. Io vedo movimento intanto nella parte superiore della chiesa e andiamo con le telecamere proprio lì, andiamo a carpire, ecco, le stiamo offrendo in questo momento la banda di Gioiosa, il complesso bandistico, meglio Gioacchino Rossini, è già schierato, pronto per allietare la processione che dovrebbe partire alle 17:30, a dire il vero, ma ormai non ci sorprende più nulla perché abbiamo visto anche gli orari di questa mattina, sono estremamente elastici. Due telecamere piazzate all'esterno per riuscire a darvi ed offrirvi meglio. Giornata assolata anche oggi, gran caldo, specie al sole, al fresco invece si gode questa brezzolina di giugno, inaspettata devo dire, perché insomma temperature come se fossimo in pieno agosto. Confraternita in attesa anche loro in testa al corteo come ieri sera, ovviamente carabinieri in alto uniforme, nonché sindaco con vigili che saranno anche loro, vigili urbani in alta uniforme. Vari gruppi arrivati da ogni dove, è una festa molto sentita qui nelle serre vibonesi. Ho visto gente arrivare molto dalla piana di Gioia Tauro, ma anche dalla vicina Serra San Bruno, nonché il litorale ionico e tirrenico. C'è anche Giffone, ecco, come mi suggerì, vero Bruno, tu arrivi a Giffone. Come mai qui questa venerazione, questa per il Sant'Antonio? Ma per noi è una tradizione ormai
venire a Fabrizio il giorno di Sant'Antonio e quindi siamo qua anche noi a festeggiare Sant'Antonio. Lo fate a piedi o no? Forse c'è stato un gruppo che l'ha fatto a piedi, io non lo so perché sono venuto pomeriggio, ma penso c'era un manifesto in cui si, appunto, si diceva di farlo tutto a piedi. L'anno scorso l'hanno già fatto, quindi quest'anno non lo so però di preciso. No. Io so dei 33 chilometri che si affrontano per fare questa passeggiata, chiamiamola passeggiata, anche se abbastanza impegnativa, nella montagna, anche in pervia, in sentieri che conoscono praticamente loro e riescono ad arrivare a piedi partendo dalle prime luci dell'alba, dalle 4:30, 5 del mattino, per giungere poi in tarda mattinata qui a Fabrizia. Movimento che si è un po' arrestato, noi pensavamo che eravamo proprio nel procinto di vedere la processione partire, in realtà abbiamo ancora qualche minuto d'attesa. Io provo a sporgermi, a capire cosa sta accadendo, vado proprio a guardare, vediamo se riusciamo a capire a che punto la processione si è già partita. In effetti il movimento in chiesa è cominciato perché la statua è stata spostata dal punto dove abitualmente viene lasciata e immessa, quindi da qui a poco avremo la processione, la vedremo meglio prendere corpo in uscita. Sì, beh, abbiamo anche emigrati che sono arrivati. Da dove viene lei? Io da lontanissimo, dal Canada. Quale città? Edmonton. Che seguo a voi, Telemia, tutte le sere. Ah, riesce anche a seguirci da lì? Il satellite, sì. Lei è di qua, guarda, la telecamera è là. Mezzo di Gifone, però vengo la terza anno che vengo qui a Sant'Antonio perché sono un miracolato di Sant'Antonio praticamente. Ci racconti questo miracolo, che è successo? È successo che mia mamma un paio di anni fa, 91 anni, ha dovuto subire un intervento chirurgo in Canada e sono venuto qui per... Mia mamma mi diceva che quando ero piccolino mi hanno portato come monachello a me qua, ma io non ricordavo, Fabrizio sapevo dov'era, però il mio nome è discendente di Fabrizio, però non ero mai venuto. E poi sono venuto qua e ho visto Sant'Antonio, sono entrato, qualcuno mi ha dato una medaglietta che il Signore dopo gliel'ho chiesto e non sa neanche dove è venuta quella medaglia. Allora mi sono sentito un brivido immediatamente e qualcuno mi dice Sant'Antonio ha ricevuto il messaggio. Telefono a mia mamma, mezz'ora dopo, mia mamma dice tutto fuori pericolo, non c'è più pericolo. Senta, e come mai questo legame tra Gifone e Fabrizio e Sant'Antonio? Non lo so, perché se vediamo la storia di Gifone, io essendo anch'io un collega praticamente, 32 anni di radiofonico in Alberta, in italiano, rappresentante Rai, eccetera, 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 però c'è un Gifone, mi sembra che un sacco di gente, tanti, i Rulli per esempio sono di Mongiana, i Sor Giovanni sono di... Gifone è stato fondato anche dal Marchese Gifone, però... Tanta gente residente a Gifone sono provenienti di Fabrizio oppure di Mongiana. Voi avete San Bartolomeo. Esattamente, però è quello che noi ci chiediamo delle volte, dico come mai che San Bartolomeo non tanta gente vengono da noi, invece noi andiamo dagli altri. È un affetto che abbiamo verso la Madonna delle Grazie, per esempio, che andiamo tantissime, San Cosme e San Damiano, che non manchiamo ogni anno. A Riace. Quando è possibile, a Riace. Niente, sono devozioni che forse siamo più devoti noi, non lo so. Senta, quando è partito per il Canada? Io sono partito per la Francia veramente al 1959, da Gifone sono andato in Francia a 12 anni, poi sono andato in Canada al 68 e sono ancora lì in Canada. Che ha fatto come lavoro lì in Canada? In Francia sono andato a scuola, andavo a scuola qui a Polistena, cose strane pure, ho incontrato un amico della scuola avviamento a Polistena del 58 lì in Canada come prete, il capo della delegazione dei figli di Immacolata Concezione, immagina, l'ho incontrato lì in Canada dopo tantissimi anni. Poi sono andato in Francia. Perché poi la scuola francese le è servita, insomma, perché c'è la parte francofona in Canada, giusto? Sì, ma io sono dalla parte opposta, sono la parte ovest del Canada. Parla l'inglese? Beh, il francese lo parlo bene perché ho vissuto in Francia per 9 anni, però 9 anni in Francia poi io mi sono imparato un mestiere per il telemeccanico, c'erano richieste in Francia, in Canada di operai specializzati telemeccanici, sono andato lì e sono rimasto lì, però dopo alcuni anni hanno trovato che avevo un'allergia al rame e ho cambiato mestiere completamente, sono diventato radiofonico. Radiocronista, che faceva? Radiocronista, facevo programma in lingua italiana, sport per tutte le emittenti in italiano e inglese, rappresentavo la stazione radio da tutte le parti. Come si chiama la stazione radio? CKR, adesso è World FM,
è una stazione multiculturale, come si usa in Canada, ce l'abbiamo una a Toronto, una a Montreal, una a Vancouver, e noi avevamo 22 lingue, trasmettavamo, tra i quali io mi occupavo della lingua italiana. Che tipo di programma faceva? Un programma più che altro... intrattenimento, cose, musica? Musica, informativo, locale, soprattutto quando c'era un evento locale aiutavamo la comunità a sopportare, a mandare avanti questi eventi. Abbiamo cambiato dei nomi dei parchi, per esempio da noi, da Parco Nazionale con Parco Giovanni Caboto, per esempio, dove si raccontano le piccole Italia. Ogni paese, ogni città in Canada c'è una piccola Italia, dappertutto, come il Chinatown, dappertutto. E questa è un'abitudine, e noi ogni evento municipale che facevamo, ogni evento comunitario, eravamo sempre presenti. Allora eravamo il punto di raccoglimento dell'informazione della comunità italiana di Edmonton. Grazie, allora abbiamo trovato praticamente un collega italo-canadese, processione che dovrebbe partire da qui a poco, perché vedo adesso davvero sì movimento, anche i carabinieri in alto uniforme già piazzati davanti al portale all'ingresso della chiesa. Credo che da qui a qualche minuto riusciremo ad avere le immagini in tempo reale della processione di Sant'Antonio, che si svolgerà poi per la via del centro storico qui di Fabrizia. Fabrizia che a pochi passi appunto dalla certosa di sera, qualche chilometro di Rivero, insieme anche a Mongiano, un'altra città paese che abbiamo trattato nei lunghi giri dall'altro mio programma Radici. Intanto vado sempre a sbirciare, a capire se insomma ci siamo quasi. La banda di Gioiosa pronta ormai da tempo, abbiamo intravisto anche il primo cittadino, purtroppo non siamo riusciti ad averlo ai nostri microfoni, e credo che ormai sarà arduo e difficile, anche perché sarà pronto per seguire la processione. Allora dobbiamo aspettare ancora qualche istante, qualche minuto. Facciamo una cosa, Regge, mettiamo immagini già di ieri sera, così le commentiamo. Intanto c'è suono di campane, quindi immagino che sia per... aspettiamo con la diretta, ci viene aspettare, aspettiamo di capire se si muove qualcosa, e stavolta mi pare proprio di sì, mi pare di sì, perché abbiamo l'opportunità di vedere tutto in tempo reale. Ecco il vero movimento adesso, vediamo se riusciamo ad avere da subito le immagini. 17:30, uno dei primi, perfetto orario dunque per quello stabilito, che è slittato di mezz'ora, era previsto per le 17, poi questi 30 minuti che in qualche modo ci hanno costretto a posticipare il nostro palinsesto. Allora, abbiamo avuto l'ok, quindi è partita la processione. Ecco il movimento che si intravede già nella chiesa, proprio nell'atrio. Vedo tanta gente che si sta piazzando per riuscire ad avere una visione migliore. Noi avremo il passaggio proprio davanti alla nostra postazione, quindi avremo modo di ammirare questa lunga processione che si snoderà poi per le vie di Fabrizia. Fabrizia, vi ricordo, prende il nome da Fabrizio Carafa, principe di Roccella, e proprio nella residenza del principe, che è proprio adiacente alla chiesa, vedo delle lenzuola, tovaglie, una manufattura eccellente, chiaricamo a mano, classiche usanze che vengono fatte non solo per altre feste come Corpus Domini, ma anche per in questo caso il santo patrono di Fabrizia, vi ricordo Sant'Antonio da Padova, originario del Portogallo, ma straconosciuto come il santo dei miracoli di Padova. Ecco, adesso è apparso già Don Ferdinando Fodaro, colui che ha officiato la messa solenne che abbiamo dato in diretta questa mattina per Domenica in Piazza. Tanta gente collegata da oltreoceano, l'abbiamo visto già da stamattina, ma anche sul nostro streaming, che già in tempo reale ci sono tanti collegamenti. Io provo già a leggere qualcosa. Rossana Commisso scrive, così come Pasquale Loi, anche da Santo Todoro a piedi, arrivati a piedi,
Angela Cutri, grandi emozioni. E poi complimenti agli amici di Fabrizia, grazie a me, dice, ma grazie a Telemia. E poi il collegamento anche dal Canada, Antonio Tassone, tanti, tanti emigrati che aspettavano questo evento ormai da settimane. Vi ricordo che è stato parzialmente finanziato dagli emigrati d'Australia e del Canada, che hanno voluto con tutte le loro forze, insieme a Tony Caristino e a Cosimo Cirillo del gruppo Facebook Fabrizia Oggi, che irradia insieme a noi la diretta di questo evento, perché di evento si tratta, per, non solo per la comunità di Fabrizia, ma per i tanti calabresi che sono all'estero, che stanno ammirando le nostre immagini. Abbiamo il sole contro le nostre telecamere, in qualche modo si può apprezzare questo controsole, ma dà un po' fastidio anche alla visione. Campania festa e le acclamazioni a Sant'Antonio, che sono partiti con un lungo applauso. Eccolo, ecco la statua che sta prendendo le vie di Fabrizia e la banda, complesso bandistico Città di Gioiosa, Gioacchino Rossini, intona le note della banda per accompagnare nel lungo tragitto che si dislocherà per le vie di Fabrizia. Tanti bambini che abbiamo visto con la tipica tonaca di Sant'Antonio, adesso sarà molto più difficile riuscire a vedere qualcosa, perché la calca è davvero enorme, c'è tanta gente, tutte le province di Calabria praticamente rappresentate. Un'occhiata sempre allo streaming, Mary Ciri, peccato non poter essere lì con tutti voi, un abbraccio da Brescia, quindi anche l'Italia del Nord collegata. Qualcuno ci guarda anche dalla spiaggia e ce lo fa notare attraverso gli smartphone, ormai è la generazione degli smartphone, è questa grande tecnologia che ci permette di visionare in diretta praticamente qualunque evento. Ecco la confraternita in testa al corteo, vedo anche il sindaco insieme agli assessori e carabinieri in alto uniforme, saranno loro a scortare la statua di Sant'Antonio per le vie di Fabrizia. Percorso inverso rispetto alla serata di ieri, vi ricordo l'altra processione che noi praticamente abbiamo visto, vi abbiamo offerto questa mattina, abbiamo lavorato praticamente nelle ore notturne per riuscire ad avere le immagini per poterle dare praticamente così come le abbiamo girate. Ancora momento importante, anche la reliquia proprio dietro il sindaco che ci saluta, grazie anche a lui che ha reso possibile questa diretta. Ecco l'applauso per Sant'Antonio da Padova. Altri messaggi che arrivano, buon pomeriggio a tutti, anch'io da Genova, Sestri Ponente, seguo Sant'Antonio. Io provo a carpire al volo il sindaco, solo un saluto sindaco agli emigrati. Sì, saluto a tutti gli emigrati che ci stanno vedendo in diretta, un saluto, un grazie a Telemia per tutte queste riprese che ha fatto oggi, un grazie a Don Ferdinando che ha fatto crescere questa festa in modo indifferente. Grazie, grazie, grazie a tutti, che sia una bellissima diretta. Grazie, grazie sindaco, l'abbiamo proprio preso al volo, siamo riusciti ad averlo in tempo reale anche per salutare coloro che seguono questo evento dall'estero. Momento di silenzio, di raccolta in preghiera, che a noi sembra quasi di disturbare con il nostro vociare.
E noi invece lo rispettiamo, rispettiamo questo silenzio per ascoltare la preghiera di tutti. Ecco, processione che è partita adesso, davanti proprio alla nostra postazione, qui da ieri sera, già da ieri pomeriggio. Ricevo dei saluti che arrivano da Genova, Sestri Ponente, Franco Cirillo, segue la processione di Sant'Antonio, un abbraccio a tutti i miei paesani, ancora Giovanna La Grotteria che in preghiera proteggi tutti. Francesco Lavalle, che bello Sant'Antonio, 13 grazie, lui orno dispone, e dispone a mente una per mia, prima che sono, l'Ave Maria, classico detto, e preghiera in dialetto per Sant'Antonio da Padova. Ecco la processione che lascia il punto di uscita dalla chiesa. Ovviamente noi non avremo modo di seguire attimo per attimo la processione, ma vi offriremo immagini dal punto centrale del paese, dove abbiamo disposto un'altra telecamera, quindi l'attesa che la processione arrivi al punto prestabilito per poter avere contezza anche della maestosità, perché è davvero grande e lunga, c'è tantissima gente, qualche migliaio di persone che è convenuto qui a Fabrizia, non senza disagi, perché anche le strade sono quelle che sono, l'avevamo già denunciato nella puntata di Domenica in Piazza precedente che abbiamo fatto qualche mese fa in pieno inverno, quando il freddo imperversava. Oggi temperatura decisamente mite, tipicamente estiva. E allora, corteo che sta per lasciare praticamente il punto dove abbiamo disposto la nostra regia mobile, che vi offre queste immagini in tempo reale. E a questo punto noi facciamo un giro, anzi aspettiamo ancora, perché dobbiamo attendere che la processione passi davanti all'altra telecamera che abbiamo posizionato dentro il paese. Abbiamo visto tante donne in abito tipico ancora di Fabrizia, con tanto di saia, come si usava un tempo, e pettinatura, con classica cipolla della donna, l'intreccio dei capelli e poi raccolti dietro la nuca. Ancora si vede questo aspetto straordinario di queste donnine che vanno in chiesa. Ne abbiamo mirate tante in questi giorni. E allora, regia, facciamo così: andiamo alla serata di ieri, andiamo a vedere al culmine dei festeggiamenti di ieri sera. C'era Papa Andrea, che non abbiamo fatto vedere nella mattinata di oggi, lo facciamo vedere adesso, qualche immagine del concerto di cose con Papa Andrea. Torneremo poi con la processione quando passerà davanti alle nostre telecamere. Chitarra d'orencito, la d'argento, fatti sentire stu, sono un pegliani. Canzoni hai a cantare, più di cento, mustiata con un boli e parramà. E un succo malluva passo lento, e non mi spagno si baio mi fa. Faccio tempo e mai vento, se non sospiro avessi la parola, che bello ma
fasciatori che Sardegna. Parti sospiro buono, vento vola, vai per trovare qui la bella mia. E un dato quanto modi romani, ti voglio per i tuoi, chi ti voglio. La tua faccia ti confonde, se la vittima muore sarà di porti tutti in inizia. Dico che io non lo sai, la soffice è caso guai, perché sti tempi è pronto a fare senza nulla da guardare. Questi tempi è pronto a fare senza nulla da guardare. Se la vita mi oggi, la prima notte non t'accorgi. Se la vita è vicina, tu muori, se la vita è palestrisa, ti manda sempre per la spisa. Se la vita ci trova, è meglio una parola. Se la vita ci confonde, ma tu faccia e tu confonde. Se la vita è palestrisa, ma tu confonde. Respira, respira. Ah, che bello. E dimmi non perché. C'hanno solo l'acqua buona. E dimmi l'acqua. Perché non ci devono sposare. La gente è bella. Ah, a proposito di questo. Devo dire la verità. C'è qualcuno che si sposa entro l'anno? Alzate la mano che ci deve sposare entro l'anno. C'è qualcuno disposto a fare questa follia? Ha dato da anni. Capite? Perché poi il succo è quello, eh. Io lì li voglio portare, gente. A pensarci, ci avete pensato bene? Sicuramente se siete ancora sposati oggi ci avete pensato benissimo. E se alzate di nuovo la mano vuol dire che lo rifareste mille volte, vero? Che belli! È bello l'amore, però ve lo dico io adesso. Avete sentito le parole della canzone? Per bene. No, perché si ti incappa Mammu Lisa. E attenzione che sugni mammula a Rachiport tutti i mesi. Facciamo gli auguri al marito, Alfredo. Parliamone. Attenzione alla mammulisa.
Guarda se mi manchi tu lì, non c'è allegria. Non mi lasciare su sto momento, siccome l'acqua di una vita, fermare un lime passa un regalino, fermare un lume cuore chi volava, e con la mia chitarra e questa voce. Facciamo un po' più veloce. Più veloce? Veloce. Più veloce, gente! Allora, dritti come un treno, come se non ci fosse un domani. 3, 1. Qua c'è bisogno di coordinazione, eh? Qua conto io. 3, 1. 3 e mezzo, così vi imparo. Eccoci tornati in live sul posto, ormai c'è quasi più nessuno qui, anche perché la processione ha preso corpo nelle vie di Fabrizia e nell'attesa di collegarci con l'altra telecamera che abbiamo disposto lungo il percorso che segue la processione, noi andiamo in un'altra processione, quella di ieri sera, suggestiva, serale, tra le vie di Fabrizia. Thank you.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. E vogliamo pregare per questa comunità, perché guidata dall'esempio di Sant'Antonio trovi la via per camminare dietro al Signore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sant'Antonio da Padova, Sant'Antonio da Padova, Sant'Antonio da Padova, prega per noi.
Folcloristica altamente suggestiva, quella che avete ammirato in coda a questo nostro servizio che abbiamo girato proprio ieri sera, il tutto in live. A proposito di ieri sera, quando abbiamo aperto questo collegamento avevamo fatto intravedere qualcosa che poi abbiamo dovuto interrompere perché stava per uscire la processione che già per le vie del paese. Noi siamo in attesa sempre di collegarci con la nostra telecamera mobile che abbiamo spedito lungo il percorso, e torniamo ancora ieri sera invece all'interno della chiesa, la benedizione del pane, la benedizione dei bambini e la distribuzione del pane.
e adesso tutti i bambini in chiesa possono avvicinarsi vicino a Sant'Antonio per la benedizione. Generato dall'eternità, hai voluto nel tempo nascere bambino. Tu che ami l'innocenza dei bambini, li abbracciavi e benedicevi con tenerezza quando ti venivano presentati, accompagna questi bambini con la tua dolce benedizione. Concedi che il male non corrompa il loro cuore, ma crescano in età sapienza e grazia e possano piacere a te. Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Andate a posto, adesso benediciamo in voi e su questi pani che ti presentiamo in ricordo di Sant'Antonio e concede a tutti i tuoi figli che abitano in ogni parte della terra il cibo necessario per il nutrimento del corpo e la tua parola di vita eterna. Amen. Benedici, Signore, questi ceri che i tuoi fedeli accenderanno in ricordo di Sant'Antonio e dona loro la gioia e la luce della speranza. Amen. E adesso accogliamo la banda città di Grotteria che viene domani. Thank you.
Eccoci, stacchiamo in diretta, andiamo a conoscere in qualche modo questo paese, vi offriamo una scheda nell'attesa di collegarci con la nostra telecamera mobile, abbiamo qualche piccola difficoltà a carpire il segnale, qualche attimo di pazienza e riusciremo ad averla. Andiamo con la scheda intanto. Penetrando nel territorio della catena montuosa delle Serre Calabre, ecco Fabrizia, posta a più di 1000 metri sul livello del mare. Eccola affacciarsi sul versante ionico tra i monti Crocco e Pecoraro, nei pressi dell'alto bacino del fiume Allaro. Il suo nome è dovuto al marchese di Castelvetere, oggi Caulonia, Fabrizio Carafa, che tra l'altro è stato principe di Roccella Ionica. Le origini di questo centro, però, derivano dal casale Prunare, dove il Carafa, dopo averlo visitato, rimase ammirato e fece costruire la sua residenza estiva e un casino di caccia. Eravamo nell'anno 1591. Da allora l'area assunse il nome di Fabrizia, dove molti cittadini di Roccella e Castelvetere trasferirono la loro residenza. Nel 1594 si costruì la chiesa matrice di Santa Maria delle Grazie e nel 1778 fu elevata a parrocchia. Un documento importante per capire la vita sociale, conoscere le famiglie, la produzione, i mestieri e altro di Fabrizia nel Settecento è costituito dal Catasto Onciario, pubblicato da Sciaro Gambino nel 1991. Una curiosità, per esempio, che attira l'attenzione tra i mestieri è la presenza di 4 custodi di nevi, mestiere scomparso con l'arrivo degli impianti di refrigerazione, ma che consisteva nell'ammassare la neve in grandi buche scavate nel bosco e conservarla coprendola con foglie e felci. Catasto che è un documento prezioso, ma che pochi paesi hanno la fortuna di possedere. Di rilievo l'importanza di Fabrizia nella nascita del nuovo polo siderurgico di Mongiana, perché quando i boschi di Stilo furono consumati dalle ferriere, l'amministratore dell'epoca, Conti, suggerì al governo di spostare l'apparato industriale nel corso del fiume, ma più a nord, sempre il fiume Allaro, circondato da rigogliosi e ricchi boschi, quelli di Fabrizia, feudo dei Carafa, principe di Roccella. Nel 1770 inizia la costruzione delle ferriere, incontrata a Cima, a poca distanza da Mongiana, all'epoca frazione di Fabrizia, alla confluenza tra le fiumare Allaro e Ninfo. Riparte da qui l'attività dell'industria bellica calabrese, che tanto benessere portò alla popolazione. Nel 1840 è classificata nel distretto di Monteleone in Calabria Ultra Seconda, appartenente alla diocesi di Gerace. Da visitare il Palazzo Capria e Mamone e il Palazzo della Cavalera, che dovrebbe essere l'antica residenza estiva del principe Fabrizio. Benvenuti a Fabrizio. Eccoci tornati in diretta, altro segmento, e l'attesa è che l'arrivo del nostro cameraman, forse riusciamo ad averlo da qui a poco. Allora andiamo a ripercorrere come eravamo qui a Fabrizia con delle antiche cartoline che adesso vi offriamo.
Allora manca poco al collegamento sul punto prestabilito, qualche istante d'attesa. Intanto rifacciamo i ringraziamenti che abbiamo fatto già da questa mattina per la raccolta fatta in Australia. Il ringraziamento va ad Antonia e Raffaele Ienco, Ralph De Masi, e poi Maria Mills, Rosetta Patchman, Nunziatina De Masi, Primo De Masi, Antonio e Pina Sacco, ovviamente anche a Toni Caristino che ha coordinato tutte queste persone. Poi ringraziamenti anche nel Canada, nelle persone di Antonio Tassone, Nazareno Tassone, Francesco Maiolo. Un ringraziamento va anche a Cosimo Cirillo che ha coordinato in tutto il collegamento che abbiamo fatto qui da Fabrizia, e un grande grazie anche al primo cittadino, al sindaco di questo paese. E un grazie infine anche a Don Ferdinando Fodaro. Dicevo, qualche istante dobbiamo aspettare, perché abbiamo avuto le immagini, le stiamo preparando per offrirvele, qualche minuto d'attesa e ce l'avremo praticamente in tempo reale, qualche istante ancora. Facciamo anche un riassunto su quanto abbiamo visto questa mattina, già con le immagini di ieri sera, dove c'è stata la benedizione del pane che vi abbiamo fatto vedere con tanto di distribuzione, ed anche la benedizione dei bambini. Sant'Antonio da Padova era attaccatissimo ai bambini. E la messa poi solenne di questa mattina, celebrata appunto da Don Ferdinando Fodaro, festeggiamenti che ieri sera sono culminati con il grande concerto di Cosimo Papandrea, concerto a cui hanno partecipato tantissime persone. Mi dicono che abbiamo le immagini, ora andiamo direttamente con il collegamento con la processione. Andiamo sulla processione. Ecco le immagini che giungono praticamente dai veicoli di Fabrizia, momento interlocutorio dove il nostro cameraman era a seguito della processione. Quindi qualche attimo, ecco la banda, compresso bandistico meglio, Gioacchino Rossini di Gioiosa Ionica, che ha allietato il lungo cammino della processione, che si sta snodando tra le viuzze di Fabrizia. Ecco un altro punto, ecco le coperte che vi dicevo prima, che vengono esposte così come si fa per il Corpus Domini. Andiamo anche con l'audio live, ecco i vicoli bellissimi peraltro di Fabrizia, andiamo sul live. Thank you.
ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia. Processione che sta attraversando la via Vittorio Emanuele, una delle vie principali di Fabrizio. Come avete notato, l'usanza che c'è qui è quella di esporre la più bella, la biancheria, quella fatta a mano, così come si fa con il Corpus Domini, abbiamo rimarcato. Il santo patrono Sant'Antonio è straordinariamente venerato qui in questo posto, ma non solo dagli abitanti di Fabrizia, ma anche dai paesi limitrofi e anche dalla piana di Gioia Tauro, quindi da tantissima gente che abbiamo incontrato già dalle prime ore di questa mattina. Ma già da ieri sera era cominciato il pellegrinaggio. Vedete la processione completamente a spalla che attraversa il lungo e il largo le viuzze di Fabrizia, e sono le immagini con le quali noi ci congediamo, vi lasciamo godere intanto delle immagini, perché noi abbiamo impresa live, la commissione tornerà domenica prossima, ovviamente stesso orario, alle 10 a mezzogiorno, consueto negli orari. Oggi abbiamo, come dire, varcato ogni soglia, ogni confine, perché oltre alla commissione di questa mattina fiume abbiamo fatto anche questa appendice pomeridiana con la processione, che vi ricordo, stata in parte finanziata dagli emigrati di Fabrizia in Australia e in Italia. È tutto per quanto riguarda la truppa esterna di Telemia e Pino Carelli, l'appuntamento è domenica prossima. La discesa dello Spirito Santo sopra gli Apostoli e la Maria Santissima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Thank you.
È sempre domenica, si sveglia la città con le campane.